te ne andrai legato più di quanto sei legato adesso. Ma per Dio, libero per Dio, non libero, perché c'è anche gente che dice: oh, ho venduto tutto, vado a fare l'eremita in montagna, ho le mie pecorelle, faccio la sopravvivenza, la natura bio. Non è quello, è qualcosa che è dentro. Sai di parlare con Dio, non te lo inventi Dio, è già stato inventato, amen. Non trascrivi la Bibbia a tuo piacimento. Oh, alleluia, che messaggio, ragazzi. 40 anni dopo, mentre pascolava il gregge, Dio si rivelò a lui sul monte Sinai, detto anche Horeb, o la montagna di Dio. Dopo 40 anni nel deserto, dopo 40 anni gli appare Dio. Amen. E tu ti domandi: ma perché 40 anni dopo? Esodo 3, dal versetto 3 fino al 4. Allora Mosè, Esodo 3, versetto 3, 4. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. E gli rispose: eccomi. Cosa c'è di così importante qua? Sono due parole, ma se capite il significato di questa parola, avete risolto 90% dei vostri problemi. Leggiamolo insieme. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma? Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò in mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Eccomi la risposta. Una alla volta. Mi sposterò. Eccomi. Sono tre parole. Dio vide che si spostò. Fin quando non si spostava, finché Dio non ti vede spostarti, eccomi, Signore. Troppa gente dice: Signore, se vuoi vieni. Dov'è Signore? Che ha detto Signore? Dio deve vedere che tu ti sposti, no? Perché Dio fa quello che fa? Perché devi capire che tu devi sempre fare il primo passo. Chiedetevi sarà dato, date e riceverete, perdonate sarà perdonato. Amen. Non dubitare e riceverai sempre qualcosa. Quando vide che si era spostato per vedere, già era lì, gli ha parlato, quello era già fulminato, no? Dopo 40 anni vedi il roveto. Dio vuole vedere che cosa? Non solamente la parola, il roveto che si accende, ma vuole vedere che tu ti fai le domande. Quel spostarsi per vedere era perché: mo fammi capire meglio, com'è possibile, no? Ma veramente quello che dice il pastore stasera è vero? Ma veramente io, se faccio quello che ha detto il pastore stasera, che Dio gli ha messo in bocca, io ricevo? Ma veramente funziona? Questo è spostarsi per vedere. Venire qui, stare con le braccia conserte, non avere la Bibbia, non leggere, da qui entra oggi e tra un'ora esce quando esce, e non lo vivi domani, tu non ti sei manco mosso a vedere che cosa dice, che cosa fa Dio. Perché Dio fa quello che fa? Lui lo sa, ma vuole far vedere a te.
si sarà chiesto, no? Finché ha guardato non sentiva nulla, però quando ha fatto il passo, Mosè, Mosè, perché là dice quando vide, non gli ha detto Mosè, siccome ti sei spostato mo ti chiamo, no, è lui che quando si è spostato ha sentito Mosè. Mo non mi muovo più, allora ha capito che ha parlato quando si è mosso. Dio ti parla quando ti muovi, quando ubbidisci, quando lo cerchi. Amen? Non dire alla gente fai la preghiera a casa poi vedi, non succederà nulla. Quanti anni abbiamo pregato a casa? Siamo andati pure nei luoghi santi. Che è successo? Niente. Perché Dio vuole vedere il motivo perché lo cerchi. Quel spostarsi è la tua decisione di capire di più, di metterti in discussione. E se succedeva qualcosa? Lui ha detto, non me ne frega nulla, io vado vicino perché voglio vedere. Vedete, non aveva paura, ma in ogni cosa non è tutto scontato perché uno si muove. Giacomo 4:8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Amen. Sei venuto fino qui, non dormire, non dare per scontato, avvicinati di più. Portati la Bibbia, cerca, sottolinea, fate le domande, non accettare. E se io sto sbagliando, come fai a saperlo se non vai a leggere, se non vedi il contesto? Ognuno stasera davanti a sé ha il rovetto acceso. C'è chi lo vedrà, uscirà e dice, hai sentito? Una bella parola, sì. Io invece ho fatto la domanda, mi sono confrontato, mi sono sentito toccato, mi sento motivato. Amen? Quando si è mosso, ha sentito la parola. Mosè, Mosè, perché la parola ti chiama per nome. Non ti dice chi sei? Sa chi sei, ti chiama per nome. Lo scopo di Dio è avvicinarsi a noi per rivelarsi. Lo scopo di Dio è fare tutto quello che fa perché noi possiamo scoprire chi è Dio. Ecco perché siamo qui, ecco perché crediamo in Dio, perché Lui si è rivelato. Si vede quando uno ha avuto la rivelazione di Dio, non lo stacchi più. È pronto a lasciare tutto quello che ha perché si sente collegato al popolo di Dio. È qualcosa che senti dentro, ok? A un certo punto non ti senti più parte di questo mondo, ma ti senti collegato agli ebrei. Prima io prendevo in giro gli ebrei, mi stavano antipatici gli ebrei. Ma quando ho capito Dio, io mi sento ebreo. Io voglio essere ebreo. Io sono ebreo perché Gesù mi ha riscattato e mi ha fatto suo popolo. E prego perché il suo popolo non lo riconosce, possa riconoscerlo. Ma sono cose che ti nascono dentro quando sei toccato. Finché non sei toccato, ebrei, Bibbia, pregare, digiuno, che è? Io perché? Basta che vengo lì, faccio l'offerta, ma neanche quello. Non è così, è un senso di appartenenza. E come scoprire che sei figlio di Dio? Senti di essere stato adottato da un Dio buono. Potevi essere abbandonato, invece Lui ti è venuto a prendere e ti ha fatto parte della sua famiglia. Lo scopo di rivelarsi è di liberarci dal peccato e dalla sofferenza. Lo scopo di Dio è di farsi conoscere, amen? Ma perché ci vuole fare, perché si vuole far conoscere da noi? Per liberarci dal peccato, perché non solo abbiamo bisogno di conoscerlo, abbiamo bisogno che ci tolga dai guai. Senza Gesù noi siamo condannati, andiamo all'inferno. Puoi essere buono, bravo quanto vuoi, vai all'inferno. Tu dirai, io ho fatto miracoli, ho predicato il Vangelo, vai all'inferno. No, non dire così, è la verità.
se non ti fai riscattare da Gesù, se non vai sotto di Lui, se non prendi il suo nome su di te, se non nasci di nuovo. Così è. La liberazione di Israele dalla schiavitù può essere paragonata al Nuovo Testamento, alla nostra liberazione dal peccato. Israele viene liberata dall'Egitto, amen? Attraverso Mosè, portato fuori, terra promessa. Così siamo noi. Prima, anche se eravamo in Italia cristiani, noi eravamo condannati, eravamo nell'Egitto, eravamo nel peccato. Quando abbiamo conosciuto Gesù, siamo stati salvati. Amen? L'Egitto rappresenta il sistema del mondo. Dove vivevano quelli? In Egitto. Cosa c'era là? Idoli, schiavitù, peccato, no? Autorità, oppressione. Quello è il mondo, come adesso. Dio, quando lo conosciamo, ci tira fuori da quello. Cosa ci tratteneva prima? Ma io voglio quello, quello, quello. Cosa dirà la gente? No? Lot, la moglie di Lot, chiamata da Dio, si girava a guardare, diventò una statua di sale. Cosa dice nel Nuovo Testamento? Chi mette la mano all'aratro e guarda dietro non è degno. Non devi guardare dietro, devi dire addio. Diventare cristiani vuol dire, quella è la tua vecchia vita, con le cose belle o brutte, ma del mondo, devi dire ciao, io vado in missione per Dio, punto. Io non c'ho più a che fare con quello. Ok, ma Dio è tutt'altro, amen? Sia chiaro. Mentre Israele rappresenta la Chiesa. La Chiesa deve essere tolta dall'Egitto e portata nella terra promessa. Noi dobbiamo essere tolti da lì e far parte della Chiesa. Per questo è venuto Gesù. Amen. Per questo Dio fa quello che fa, per farci capire di cosa abbiamo bisogno. Quando avviene la nostra rigenerazione, siamo liberati dal sistema di oppressione del mondo. Quando hai conosciuto Dio, cosa hai fatto? Hai rinunciato? Chi era attaccato al pallone, alla partita, alle domeniche alle sette? Alle... No, cioè, no, non mi interessa, io Dio, basta. C'erano degli impegni mondani fino a quell'ora o dopo quell'ora, perché io prima c'ho il Signore. Se prima stavi con della gente che bestemmiava, rubava, diceva cose, mi sono separato, punto. Ragazzi, io non ho più bisogno, no? Non smetto di fumare perché mi fa acidità la gola, no. Ho capito che è un peccato e non voglio fumare, non modifico le cose per non dare nell'occhio. Chiamo le cose come sono. Da quando segue Dio ho limitato l'alcol, ho tolto il fumo, credo nel Signore e mi sto mettendo dei principi biblici. Per Dio. Non dobbiamo riverniciare con qualcosa per far passare, sai, è meglio, non si sa mai. No, per Dio. Glorifica Dio e Dio glorifica te. Dove fu diretto il popolo di Israele dopo la liberazione? Dove stava andando? Dove doveva andare? Ma non c'è andato subito. A parte vero e proprio, ma prima di andare al monte Horeb, in montagna di Dio, ha dovuto incontrare la rivelazione di Dio nel deserto. Quel cammino che ci hanno messo 3 mesi prima di arrivare ad Horeb è un cammino che si faceva in 10 giorni. Per lo stesso motivo che Mosè è stato 40 anni. Ha dovuto Mosè dimenticare lo stile di vita del faraone. Ha dovuto cambiare, ha dovuto proprio separarsi. E il popolo di Dio ci ha messo 3 mesi perché cominciasse a pacare il suo cuore, a togliere un po' di quelle paure, avere un atteggiamento, perché quando noi ci allontaniamo da questo è più facile sentire Dio. Noi non possiamo entrare alla presenza di Dio così. Abbiamo bisogno di staccare la spina. Ecco perché una vita
non ci porta da nessuna parte. Da qui abbiamo la forza per andare lì, ma da qui a qui è tutt'altro. Devi riflettere, devi distaccarti, devi isolarti. Entra nella tua cameretta, non disturbare, cerca la presenza di Dio. Non è automatica, entrare da Dio non è così. Devi volerlo, devi creare l'atmosfera nel tuo cuore, nella tua mente. Altrimenti, se questo popolo sarebbe entrato direttamente nella terra promessa, sarebbe diventato qualcosa che ha a che fare con l'idolatria. Perché avevi solo le cose che ti servivano. Ma invece Dio voleva che conoscessero chi era Lui. Quando tu hai questa intimità e conosci Lui, allora puoi entrare nelle benedizioni. Perché quando avviene il contrario, la gente si attacca alle cose, viene da Dio per superare le difficoltà. Voglio i soldi, voglio il lavoro, voglio un finanziamento, voglio la casa, voglio il marito, voglio la moglie, vuole, non vuole Dio. Ecco l'idolatria. È giusto predicare il Vangelo dell'abbondanza, ma noi dobbiamo predicare l'intimità con Dio, la comunione con Dio, l'amore di Dio. Amen. Quando noi chiediamo le cose e non vediamo la presenza di Dio, non abbiamo comunione con Lui, è come se tuo figlio viene da te, non ti saluta mai, mi dai 10 euro, mi compri il telefonino, mi compri la macchina, mai buongiorno, mai buonasera, mai un abbraccio, mai... O la moglie o il marito, ti cercano solo per il sesso. Dopodiché non parli, non c'è comunione, non c'è niente. Stessa cosa con Dio. Non è diverso. Perché Dio fa quello che fa? Perché vuole avere comunione con noi, amen? Vuole rivelarsi. E in questa rivelazione ci fa capire che abbiamo anche bisogno di Lui, perché paradossalmente non lo capiamo. È buono enfatizzare una vita accompagnata dalle certezze della salvezza, ma molti non vogliono accettare una profonda conoscenza e servizio fedele al Signore. Vengo in chiesa, ma non voglio andare più in profondità, non voglio servire. Cosa viene a fare? Chi stai cercando? Cercare Dio vuol dire cercare l'unico vero Dio. Sapere chi è e desiderare di parlare con Dio, sentirlo come amico, vederlo come padre, no? Sentire che quando Lui entra dentro di noi, noi abbiamo una pace che altrimenti non ci sarebbe. A quel punto possiamo affrontare qualsiasi cosa perché Dio ci parla, ci rinnova la mente, ci dà soluzioni impensabili, amen? Quindi tu vivi alla giornata non come uno sprovveduto, ma perché hai fede che Dio sempre ha in mano il controllo e ti darà le cose migliori. Amen? Perché? Perché non ti preoccupi del resto. L'unica cosa che ti preoccupi è comunione con Dio, servire Dio. E questa è la chiave, è quello di quello che abbiamo bisogno. Il messaggio deve essere forte e chiaro, che possa produrre cambiamenti di cui abbiamo bisogno. La gente che viene in chiesa, che viene a Dio, deve cambiare, punto. Non esiste. Noi abbiamo cambiato all'inizio e poi abbiamo tolto qualche regola, abbiamo fatto dei compromessi, abbiamo permesso, e tante persone sono tornate a vivere un po' a modo loro. Un po' di Dio, un po' di mondo, un po' di peccato, un po' di quello che mi conviene. E lasciamo un po', non si sa mai, possa essere un ingrediente che domani ci serve. No, qua c'è un solo po', Dio. Lui ha ragione e noi lo seguiamo. Una vita spirituale deve essere qualcosa che produce il cambiamento, che si sta di fronte a un Dio santo. Se noi veniamo qui,
dobbiamo vedere che Dio è qui e noi abbiamo a che fare con la santità. Amen. Quindi se io voglio che Dio Santo mi salvi, che Dio risponda alle mie preghiere come mi ha insegnato Lui, io devo essere santo come Lui. Sapete perché ragioniamo così? Perché il mondo cattolico ci ha insegnato, perché gli conviene, vivi come vuoi, vieni da me, chiedi perdono e sei a posto. E tu ritorni a vivere alla stessa maniera. Ogni tanto chiedi perdono, se qualcosa di più grosso ti confessi più lontano, no? Ah, io sono andato ad Assisi, da Francesco, da Santa Rita, da Antonio da Padova, da Papa Pio a Bergamo, vai in Thailandia, tranquillo che manco lo possono riferire, perché manco capisco. Non è così. Comunione vera con Dio. Tu sei qua, ascolti, decidi, tu ricevi immediatamente adesso. Non devi prendere il numero, non sei secondo a nessuno. Una vita spirituale in questo mondo è priva di visione e di rivelazione. Chi non ha intimità, chi non vuole ubbidire e servire Dio, è senza visione. Ma che visione ha uno che non vuole ubbidire a Dio? Chiedete, qual è la tua visione per Dio? Di cosa vuoi fare? A cosa ti chiama Dio? Cosa vuol dire essere un cristiano? Non avrà una risposta. Non ha una visione. Perché non ha una relazione. Chi ha una relazione con Dio ti dice subito, uno, due, tre, a seconda, ognuno ha. Amen? Ecco cosa fa la differenza, che tu capisci che è Dio e hai una relazione con Lui, non che sai, è qualcosa che hai con Lui, amen? Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e soprattutto dove andiamo. È solo una cosa chiara. Una visione chiara, una chiara conoscenza di Dio porterà frutto, ci darà direzione. Siete una coppia? Siete un gruppo? Chiedetevi, cosa ci sta chiedendo Dio? Dove stiamo andando? Tu e io abbiamo la stessa visione? È come se dicessi, andiamo a fare la spesa. Sei sicuro che tu vuoi andare nello stesso posto dove vuole andare tua moglie? Quasi mai. Tutte le donne. Così è. Chiediamoci spiritualmente, tuo marito, tua moglie, ha la tua stessa visione? Avete la visione con Dio? Questa è la verità. Non c'è niente di difficile. Soprattutto dobbiamo essere stabili e veritieri. E questo viene proprio da questa relazione. Quando siamo stabili, veritieri, non abbiamo compromessi, quando abbiamo questa comunione con Dio. Mosè ha ricevuto la rivelazione di Dio nella serenità. In 40 anni lui ha imparato a stare tranquillo, essere sereno, calmo. E lì lui ha avuto la direzione per guidare il popolo di Israele. Perché Dio mise l'uomo nel giardino dell'Eden? Altra domanda, pastor, basta. Per custodirlo. Per fare le pulizie, raccogliere le foglie. Che altro? Per proteggerlo. Dove sta? Né carne né sangue, tu ha detto. Per avere comunione con Dio. Ha detto relazione, stessa cosa. Mo, di che non era il Signore che parlava. Per quello ha messo l'uomo nel giardino dell'Eden. Perché lui doveva scendere e avere comunione con la sua creatura. È stato così dall'inizio. Tu hai comunione con il tuo Dio? Non leggi un versetto. Vivi la comunione. C'è dialogo tra te e Dio? Parli? Lo ascolti? Lo segui? Hai la visione di Dio? Questa è la relazione. Perché stiamo avendo non una relazione a pari.
è lui che scende da noi. Quindi permetti, come diceva Anna alla mamma, vai sempre con chi è meglio di te. Io vado con Dio. Avrò un'idea migliore, no? Vedete che vantaggio che abbiamo? Ecco chi è il nostro Dio, ecco perché vuole avere comunione con noi, no? Non certo per liberare, non doveva mica liberare il giardino da qualche cosa. Mica gli ha detto di costruire una villa nel giardino dell'Eden. Era solo per avere relazione, per camminare in comunione con Lui. Amen. Dio l'ha messo nel posto migliore per dire: io scendo nel mio giardino e ti voglio trovare, voglio parlarti, voglio benedirti. Guarda cosa mi... fai tutto quello che vuoi, non fare quello, giusto per farti capire che non sei proprio un burattino. Puoi fare, puoi scegliere, no? E c'erano cose belle nel giardino dell'Eden, non erano brutte. Tant'è vero che Eva, quando vide che era bello e buono, Quindi dobbiamo predicare un Vangelo pieno di benefici, ma soprattutto il privilegio di conoscere e avere comunione con Dio. Il Vangelo che dobbiamo predicare? Io ti voglio parlare di Dio, di questo Vangelo, perché ti porterà ad avere il privilegio di parlare, di essere in comunione con Dio. Cosa aspiri? Qual è il tuo sogno? Qual è il sogno dei tuoi figli? Il tuo sogno per i tuoi figli, qual è? Il mio è stato sempre che servissero e non abbandonassero mai il loro Dio, che è il mio Dio, punto. Tutto il resto ben venga, ma il primo deve essere quello. Non ti spostare a destra, a sinistra, fregatene degli altri, non copiare gli altri. Dio non ti ha fatto la copia, se ti ha messo con me è perché non sei la copia di qualcun altro, neanche la mia devi essere. Amen? Questo è avere comunione. Così devi parlare di te, così devi educare i tuoi figli. Per questo Dio vuole avere comunione con te, amen? Non basta vedere se sei guarito, se lavori, se guadagni, ma se hai comunione e servi Dio, questa è la differenza. Voglio finire con un esempio che ci faccia riflettere per capire il motivo per cui siamo cristiani. Giuda. Giuda lasciò il lavoro per seguirlo. Giuda guarì gli ammalati. Giuda risuscitò i morti. Giuda cacciò i demoni. Tuttavia, Giuda è andato all'inferno. Come mai? T'altra domanda. Perché Dio fa quello che fa? Pensateci, uno dei 12 apostoli ha lasciato casa, famiglia, ha fatto miracoli, scacciato demoni, eppure è andato dritto all'inferno. Lo scopo del cristianesimo non è il compito del ministero. Tanta gente punta al ministero. Quello è un lavoro, punto. Anche se vediamo che Gesù li mandò a fare segni e prodigi, no? Andate, fate questo. Lo scopo è conoscere Dio intimamente. Non è avere un ministero. Se io ho un ministero ma non conosco veramente Dio, io vado all'inferno. Tu se vieni qua e non conosci Dio, tu vai all'inferno. Giuda era con Gesù e è andato all'inferno perché non conosceva intimamente Dio. Aveva lo Spirito Santo, si era battezzato, andava in chiesa con lui, ma è andato all'inferno. Se vuoi essere forte nella fede, se vuoi dare un senso a questo cammino, devi avere intimità con Dio. Devi cercare quanto sei in comunione con Dio. Devi parlare con Lui, cercare Lui ed essere tutt'uno con Lui. Filippesi 3,10 dice: allo scopo di conoscere Cristo. Allo scopo di conoscere Cristo. Non far parte della Chiesa. Quello è normale, no? Se nasci come un seme di grano, fai parte di una spiga. Ma tu sei spiga, sei grano? Questo è, no? Non è andare a casa, ma è Dio deve dimorare dentro di noi. Dio dimora dentro di te?
Dio dimora dentro di te? Fai la domanda a quella a fianco a te. Dio dimora dentro di te? Dio dimora? Sei convinto che dimora a fianco a te? Amen. Daniele 11:32. Guardate cosa dice qua, abbiamo finito. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Il popolo di quelli che conoscono Dio, quindi dimorano, mostrerà fermezza e agirà. Come facciamo a capire che tu, la persona che gli hai chiesto a fianco a te, Dio dimora dentro di lui? Mica perché ti ha detto sì, ci crederai, ma perché è fermo, stabile nella parola di Dio, agisce secondo la parola di Dio. Punto. Non puoi sbagliare. Se vedi uno che alti e bassi, lascia e prendi, non è fermo, quindi non ha intimità con Dio. E se fa qualcosa, agisce per conto di Dio, nel nome di Dio, le fa per Dio, secondo la parola di Dio. Fermezza e azione. Daniele lo dice, scrivetelo, Daniele 11:32. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà, che cosa? Fermezza e agirà. Quando sentirai questa certezza? Quando tu conosci Dio. Quando Lui dimora dentro di te, tu non ti sposti più. Sei da solo, contro tutti. Ti abbandona la famiglia, ti abbandonano gli amici. Mosè è stato cacciato fuori, no? Lui non ha lasciato, è rimasto là. Io servirò il mio Dio. Perché il mio, anche se siamo insieme, il mio Dio non può stare con te. Sta con me, il mio. Il tuo sta con te. Dio risponderà a quanto Lui è Dio per te. Non è che quando prega il pastore, Signore, guarda, siamo tutti insieme, benedici tutti, ama tutti. Dio, io dico tutti, ma lui dice, tu sei, dimori con me? A che percentuale? E tu? A che percentuale? Allora non ti puoi muovere in questa direzione. Amen? È quello che noi dobbiamo comprendere. Lo devi decidere. Riesci a darti un voto? Riesci a capire quanto sei in sintonia? Questa cosa, se la leggi, già da solo dovresti dire, ma Dio mi sta chiamando a questo. Perché leggi ogni giorno? Perché fai quello che fai? Se hai capito Dio che fa quello che, perché lo fa, allora anche tu lo fai perché sai il significato. Un cieco che guida un altro cieco lo porterà dove va lui. E se il cieco guida, o la guida cieca guida un altro cieco, dove andranno a finire? Se un cristiano non è sottomesso alla parola di Dio, dove porterà le persone che sono con lui o con lei? Non possiamo dare agli altri quello che non abbiamo. Se io non ho comunione con Dio e tu stai con persone che non hanno, dove andrai? Attenzione a seguire persone che non rispettano la parola di Dio. Un conto è il mondo. Come ha detto, abbiamo iniziato, separatevi se vuoi camminare nel Signore. Se vuoi fare compromessi, rimani come sei. Ma chi accetta Gesù, accetta una nuova via, una nuova vita. Non guarda più indietro. Ha lasciato il passato, le cose vecchie sono passate. Non ha detto le cose cattive. Qualcuno dice, ma attenzione, vecchio mica tutto è cattivo. Infatti, ha detto, tutte le cose vecchie, buone o cattive, sono passate. Ecco, Dio ne fa di nuove. Non prendere la via vecchia di nuovo. Non è buono. Se credi che a un certo punto ti è apparsa la luce, Mosè a un certo punto ha visto il rovetto acceso, ha cominciato a parlare con Dio e l'ha seguito fino alla morte.
Amen. Il popolo di Israele seguiva Mosè, ma non Dio. Infatti, tutto quello che erano schiavi, in 40 anni non sono stati capaci di avere una comunione con Dio e sono morti nel deserto. Solo i loro figli, che non erano stati contaminati. Vedete quanto è pericoloso? Se noi siamo contaminati dalle cose del mondo, rischiamo che poi abbiamo sempre giustificazioni. Ma pesa, ma costa, ma cosa dirà la gente? E poi se non ce l'ho, deve avvenire il miracolo, che a un certo punto senti Dio dentro di te e a quel punto gli dici: ok, io rinuncio. Quando mi sono sposato, mi fecero un regalo di grande valore, ma aveva l'immagine di qualcosa che non andava. L'abbiamo buttata 33 anni fa. Non avevo la fede di adesso, non avevo la conoscenza di adesso. Forse la fede sì, perché il seme quello è tale padre, tale figlio. Puoi dirlo anche tu: se quello è tuo padre, tu sei suo figlio, hai la stessa fede. Amen. È bello quando dicono: assomiglia tutto a papà. Io sono innamorato quando dico che io assomiglio a papà. E non ci ho pensato due volte a dire: lo vendo, lo rivendo. No, via, io c'ho Dio. Noi, io e mia moglie, abbiamo Dio. L'abbiamo deciso insieme 33 anni fa. Quindi se tu stai lì a lottare, a dire cosa dirà la gente, hai un problema con quello che fa Dio. Non credi che Dio ti possa benedire. Prova a immaginare, io mi fossi tenuto quella cosa, io penso che la mia fede sarebbe stata contaminata. Sarei stato un po' come quello che dice: Signore, aspetta, permettimi, vendi tutto e seguimi. No, aspetta un attimo, vado, vendo e vengo. Saresti sempre stato attaccato ai soldi. Quelli che all'inizio non si staccano da quella cosa se la porteranno per tutta la vita. Cos'era il problema? L'attaccamento ai soldi? Tu avrai sempre l'attaccamento ai soldi fino alla fine, se non decidi di tagliare la mano. Cosa ha detto quell'altro? Permetti che seppellisca mio padre. No? Eppure Gesù ha detto: lascia che i morti spirituali seppelliscano i loro morti carnali. E non è andato con Gesù. Perché? Non l'ha voluto Gesù. Perché tu al primo problema di sentimenti avrai sempre da dire. E Gesù ha detto molto chiaro: chi fa la volontà del Padre mio, quello è mio fratello, mia sorella, mia madre. Quindi tu che sei qua e metti la parola di Dio al primo posto, tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, tu sei mia madre, sei mio padre. Perché cosa ci lega? Cosa ci fa diventare, che crea questo legame? È il credere il 100% a Dio, amen? Questa è la verità. Quando comprendiamo questo, siamo una nuova vita, una nuova famiglia, e a questo punto, perché Dio fa quello che fa, vuole farci capire che ci dobbiamo distaccare. Amen? E quando tu ricevi la rivelazione, fai come Mosè, Faraone, le piramidi d'oro, la posizione, il comando. Qualcuno potrebbe dire: no, ma io mi sto zitto perché con il figlio del faraone posso mettere a posto le carte, dammi un po' di tempo e ti facciamo fare il giro della piramide, no? Magari a voi vi mettiamo a fare i segretari, ma conquistiamo un altro popolo, qualche 50 anni, e loro li mettiamo a costruire, ma vedo io. No, Dio dice: adesso, permettimi di seppellire, adesso, permettimi che vada a vendere, adesso.
aspetta che metto la buona parola a Faraone, adesso, va bene signore, mo vengo, lascia tutto, non ti devi portare nulla, devi dipendere da me. A meno che tu dici, e tu chi sei? E cosa puoi fare? E se poi mi va male, come ti rintraccio? Dov'è l'ufficio reclami? E siamo sicuri che poi provvedi? Se sei uno così, vai al cinema, non venire qua. Amen? Ma se tu sai chi è Dio, se te l'ha detto, perché Dio fa quello che fa? Dice quello che dice? Perché sa che può provvedere in ogni cosa, amen? Siamo convinti? Chi è convinto si alzi in piedi e cominciamo a lodare Dio, amen? Prendiamo qualche minuto dove possiamo ringraziare Dio? Senti che Dio ti ha parlato? Senti che Dio ti ha liberato? Senti che hai bisogno di questa comunione con Lui? Diglielo, Signore, io da oggi voglio avere comunione con Te. Io non voglio più sentire parlare, io voglio parlare di Te. Io non voglio più andare qui, là, quando posso, ogni giorno voglio stare alla Tua presenza, sapendo che quando mi fermo in ogni luogo e incomincio a pregare, a leggere, comincio a parlare con Te, Tu sei lì, mi ascolti, mi guidi, mi fai crescere. E sai una cosa? Ognuno di noi deve crescere ogni giorno. Io non sono arrivato, tu non sei arrivato, perché Dio non finirà mai di mostrarci le sue meraviglie. C'è molto di più. E anche con il suo aiuto sono così tante le cose che non finiremo mai di comprendere. Lui è l'Alfa e l'Omega. Ma forse non c'è neanche un inizio e una fine, perché Lui è tutto. Tu sei fuori da spazio e tempo, tu ci hai creato dal nulla e noi come peccatori siamo stati rintracciati da Te. E noi come Mosè siamo qui. Quello che tu senti adesso, la difficoltà che forse senti nel cuore di cambiare, la difficoltà che senti nel dover iniziare un nuovo percorso, di fare pulizia nel tuo cuore, nella tua vita, ci stai pensando, ti è un po' difficile, forse perché hai qualcuno in casa che ti rende le cose difficili, forse sul posto di lavoro, e allora hai un po' paura di prendere una decisione, forse sei attaccato ai soldi, alla posizione, allora hai paura. Bene, ti dico, è la stessa paura di Mosè, quando ha deciso nel cuore, andrò da mio padre, terreno, dal faraone, e gli dirò, io non sono tuo figlio, io non voglio più essere tuo figlio, io non voglio più beneficiare dei tuoi soldi, delle tue ricchezze. E magari il padre ha cominciato a minacciarlo, volerlo ucciderlo lì, ma lui, non importa se morirò subito o morirò fra 100 anni, in questo momento io dichiaro di essere libero. E quando tu lo dichiari con fede adesso, e lo stai dicendo al diavolo, al peccato, alla tua vecchia vita, tu stai ottenendo la tua libertà. Decidi tu, così come ha deciso Mosè, oggi io voglio essere libero. Ora so perché Dio ha fatto quello che ha fatto. Ora capisco perché sono qui, capisco perché parla così e capisco cosa vuole da me e cosa vuole darmi, perché se Dio ci chiede è perdonarci, amen? Ma vuole che prima di tutto noi facciamo un passo, spostati da dove sei e mostra a Lui che vuoi saperne di più. Oh, scera andare a serenere, andere bere a candarararare. Oh, sherandarara. Spirito Santo, opera convincimento, aiuta il debole. Spirito di Dio, che possono comprendere che se tu stai parlando così è perché vuoi benedire la loro vita, vuoi tagliare il cordone ombelicale con le tenebre, con la morte, col fallimento, con il mondo, e vedere qualcosa di nuovo, il regno di Dio, qualcosa che viene dall'alto, che benedice.
Non importa, perché tu toglierai la paura, l'ansia, le preoccupazioni e la sostituirai con la fede che sposta le montagne, nel nome di Gesù. Oh Padre, noi non andiamo ai funerali, non andiamo al cimitero, perché lì non c'è più niente. Noi sappiamo che quando uno chiude gli occhi, in quel preciso momento, è lì davanti a te. Oh, alleluia. E tutto quello che dobbiamo fare è decidere adesso, perché quando capiterà quel momento saremo salvati, saremo di diritto nel tuo regno. Ma grazie perché ci stai facendo gustare adesso quello che non avremmo mai pensato. Ti prego, Signore, che ci siano molti Mosè che in questo momento possono scegliere la libertà, scegliere la comunione con Dio. Magari ti chiamano al citofono, al telefono: scendi, vieni con noi. No, io voglio avere comunione col mio Dio, per me è più importante Dio, non me ne vado, non mi allontano, non vengo, non accetto, non scendo con promessi. Perché? Perché tu sei Dio. Non lo fare perché lo fanno gli altri. Non lo fare perché lo fanno gli altri. Non è comunione, è moda. C'è gente che diventa cristiano per moda, per poter dire qualcosa. Cerca di riscattarsi con i ruoli nella chiesa, quando nella società non sono nulla. Non è così. Non si scappa dai problemi, si cambia, si guarisce e si testimonia lì che Dio ha fatto il miracolo. Amen. Il povero dica sono ricco, il malato guarito. La gente deve vedere che siamo cambiati, lo deve vedere. Tutti videro che Mosè rinunciò e tutti videro 40 anni dopo tornare Mosè rivestito dell'autorità di Dio, più forte del padre del faraone, più forte dell'esercito. È andato da solo ed è uscito con un popolo, perché Dio era con lui. Quando sei disposto a lasciare, ad ubbidire, ad umiliarti, lui ti innalzerà. Ecco perché ti dice: esci e non prenderti nulla, lascia tutto e seguimi, perché quando tornerai, tornerai con un vestito da re, con l'unzione del Figlio di Dio, con la vittoria. Amen. Questo è il nostro Dio. Ecco perché Dio parla così. Ecco perché Dio ci spinge ad umiliarci, a spogliarci di tutto, perché ci vuole rivestire di un vestito regale, un sacerdozio regale, un'autorità soprannaturale, una vittoria che possono avere solo e soltanto i figli di Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Oh, che possiamo capire perché Dio fa quello che fa. Non uscire con i dubbi. Esci di qua sapendo perché Dio ti ha parlato così, perché ti ha portato qua. E ascoltalo, ubbidiscilo e fallo adesso nel nome di Gesù. Amen. Signore, con grande gioia vogliamo fare anche questo, perché quando tu ci chiedi nelle offerte, nelle decime, c'è anche lì il motivo.